un souvenir dalla Germania. Ma Gioia, questa non è una località turistica, qua siamo in Renania, al massimo ti posso portare un pezzo di carbone. La palla di vetro con la neve che scende sul Duomo di Dortmund. Gioia, ma questi sono regali di 50 anni fa. Oh, ciao amore. Sì, sono arrivato a Dortmund. E non sai, ste disgraziate degli organizzatori vogliono cominciare subito il congresso. Due palle. Lo sai che ore sono? Perché mi diverto, cioè no. Qua sono tutti vecchi. Sì, sembriamo. Sono le 11. Allora? Certo. Domani mattina la sveglia è 6:45. Sì, ci vuole l'esercito per buttarti giù dal letto. Ma le vene, te pare, questo freddo, sta nebbia. No. Svegli. Ah, mi hai messo la coppola di lana. Ma che non sono 10 minuti. Me l'ha detto la coppola di lana. Qua c'è un'umidità. Spegni, dai. E dai, mancano 10 minuti. Gioia, io a quest'ora non ho voglia di discutere. Sono stanca, mi sono svegliata presto stamattina anche io e a quest'ora voglio andare a dormire. Avanti. Delle donne dichiarano di sentire dolore durante il rapporto sessuale, forse sarebbe anche il caso che lo comunicasse ai partner, anche il partner. Ciao, come stai? Ciao, tutto bene Camilla? Oh, bene, fa piacere. 272-04-597 è il numero di telefono, l'SMS ve lo ricordo, 48251 commentate però, David, perché sennò anche per l'ora diventa difficile poi andare avanti con un'eventuale tua domanda, che sono... Situazioni di questo genere sono veramente, veramente tante, anche perché poi ci manca oltretutto la voce dell'altra persona. Allora, una delle cose... Chiedere alla dottoressa, perché la tua domanda è molto larga, cioè il perché tu abbia fatto così, adesso provo a chiederlo a Laura, ma ho come una sensazione che sia un po' difficile rispondere. Laura? Me lo fai un po' di colazione, Pietro? No, non ho fame, mangio la merenda dopo scuola. Ma da un bacino? No. Sei ancora arrabbiato? Ma poi l'hai già visto, sto film? Non te lo ricordi? Domani ti leggo la fine io. Te la lascio un po' la fede. No. Sicuro non hai freddo? No. Il cappellino non te lo metti? No, oggi fa caldo. L'hai portato per dopo? Sì, è qui nello zaino. Allora, ciao. 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 Ma dove sei? Io sono qui, sotto la facoltà. Ho capito, ma io non ti vedo. Ciao. Fateci caso che a volte è anche peggio. Comunque lui è Ivan. Ciao, io mai. Ivan. Cinzia, ciao. Noi andiamo che inizia lezione. Okay. Ciao ragazzi, Katia mi raccomando le fotocopie. Tranquilla, ciao. Ciao. Allora, come mai tutta questa fretta di incontrarmi? Stanotte dormo da te. Buongiorno, sono Luisa, cosa posso fare per lei? Sì.
Aspetti, eh. Mi dai il numero di codice sulla scatola? Sul retro. Buongiorno, sono Luisa. Cosa posso fare per lei? In alto a sinistra. Bene. Io le posso dare il numero di un'altra assistenza. Aspetti che le do un altro numero. Attenda in linea, eh.